Ciao ragazze, oggi nuovo video e questo è un video che vi avevo preannunciato, forse in uno degli ultimi mi preparo con voi, ho chiesto di dirmi un colore da abbinare al giallo e poi ve l'ho richiesto anche su Instagram e tra quelli che erano più, diciamo che mi avevate scritto di più sul video di YouTube e alla fine ha vinto il viola. Io adesso mi sono seduta qui, mi sono preparata, ho già preparato, ho messo il primer, aspettate mi sono persa l'altro, beh, sul viso ho messo questo qua di Lotti London che è l'Instafilter Pore Eraser Stick che si trova all'OVS ed è appunto un primer in stick che voi mettete e poi io lo sfumo con le dita. E mentre sugli occhi ho messo l'Urban Decay Primer Potion, l'original che è quello praticamente trasparente, così intanto si è già asciugato. Stavo poi guardando le mie palette, ho i capelli legati, ce li ho ancora, eccoli, ho rifatto il magenta, però se mi seguite su Instagram me lo sapete. Scusate, c'è Racia che è un attimo impazzito, vabbè, farà qualche danno tipo che si porterà via le luci perché sono attaccate, vabbè, e non ho un bel giallo, quindi se avete un giallo in cialda, anche singola, tipo Wygon da consigliarmi così, fatemi sapere perché ne vorrei prendere uno, perché ho dei gialli ma che non mi convincono. Le palette che ho preparato sono tre, la prima Different di Mulac, che ha un giallo che è Joy, che però non mi fa impazzire, comunque lo useremo, anche perché è il più giallo che ho. E poi ho preso la palette di Kat Von D, questa per il 10° anniversario, Raja, Nano, e ha un oro che vorrei utilizzare, questo qua, che è anche un po' giallino, mentre questo è un pochino più ocra. E poi come viola invece ho preso la palette di Anastasia Beverly Hills, la penultima, perché poi c'è da quell'altra tutta colorata. Guardate che mi è venuto un brufolo, vabbè. E che è la Riviera, che ha un bellissimo viola e anche un bellissimo oro. Quindi magari comunque andremo a utilizzarli entrambi. Aspettate, che forse me la fa mettere a fuoco. No, comunque il viola è questo e l'oro è questo. Quindi allora inizierei subito. Ah, ho trovato anche una foto su Instagram. Ve la faccio vedere perché mi piacerebbe provare a riprodurre una cosa del genere. Già so che non ci riuscirò, però vabbè. L'ho trovata su, mamma mia, sti capelli, su Instagram con l'hashtag Yellow Makeup e si chiama Addiction Makeup. È bravissima questa ragazza, non so chi sia, non la seguivo. E questo è il trucco, cioè sapete che io queste cose ne riesco a fare, però perché non provarci? Naturalmente qui c'è anche un po' di, giustamente, credo, di editing, però è bellissima, insomma, non so se credo, non so in che lingua sia scritto tutto ciò, però vabbè, me la sono salvata così proveremo, naturalmente non a fare proprio questo, però insomma, una cosa del genere. Iniziamo. Allora, io partirei dal viola, quindi andrei a prendere Cannes, che è appunto questo viola opaco, con un pennellino a penna e lo andrei a mettere nella parte qui esterna. Probabilmente adesso è un po' che non uso questo ombretto e questa palette, però sicuramente questo qui mi macchierà l'occhio, quindi dopo avrò l'occhio fucsia, ma fa niente, tanto si abbina ai capelli. È bello comunque, adesso lo appoggio solamente, non lo vado a sfumare. E lo porto anche un po' nella piega. Io sapete non sono molto brava a fare questi trucchi così. Wow, primo perché secondo me oltre al trucco, cioè poi io mi piace guardare questi trucchi su Instagram, quindi mi perdo proprio via a vederli perché sono bellissimi. E solo che penso sempre che siano dei trucchi giustamente fatti apposta per le foto. E poi per carità, c'è chi ci esce tranquillamente e fa bene perché comunque è tipo un'opera d'arte. Però sono difficilissimi da riprodurre. E poi mi sembra come se il prodotto venga proprio appoggiato e mai sfumato, proprio per renderlo così vivo, perché altrimenti cioè, farlo uscire bene in foto è tipo impossibile, almeno già io non sono capace a fare le foto e non ho neanche volendo un'attrezzatura adatta per farlo. Quindi vabbè, insomma, mi tengo quello che ho perché va bene così, questo è un canale molto molto casareccio, lo sapete, non aspiro a diventare super professional, anche se mi piacerebbe comunque rimodernizzare un po' sia la videocamera che quella che sto usando ora, che non va benissimo per questi tipi di video. Ecco, mi sono perso il fazzoletto. Che le luci, quindi quello magari lo farò più avanti. Adesso prendo un pennello da sfumatura e vado a sfumare la parte più alta. Se è tipo fissato, non riesco a sfumarlo. Quando lo sfumate, dirà un po' fuori di fucsia. Vi giuro ragazzi, non riesco a sfumarlo.
Ha fatto un leggero fallout qua sotto, qualche polverina, ma ripeto, tanto io la base la faccio sempre dopo, quindi no problema. Non si sfuma, cioè non riesco a sfumare, è come se si fosse proprio. E poi in verità il primer si era già, cioè si era asciugato, quindi non era umido. Adesso faccio la stessa cosa di qua. Ok, ho fatto il più possibile un trucco uguale, ma di qua ad esempio si sfuma un po' meglio, quindi non capisco bene quale sia il problema. Vado a mettere, anche se non c'entra niente, un po' di Bahamas, che è il fucsia, nella parte più alta, sempre con lo stesso pennello, solo per creare un'altra sfumatura e renderla meno netta. Ah, ragazzi, vi devo dire mostro perché ogni volta adesso mi sono fissata con l'armocromia, cioè seguo Rossella, Migliaccio, come si chiama? Aspettate, aspettate, Rossella Migliaccio, che su Instagram me la trovate. Andate, se vi interessa l'armocromia, cioè io non ne so veramente niente, quindi sto guardando le sue stories, sono impazzita. Che ho finito la memoria, aspettate. Ed eccoci, ho cancellato qualche clip vecchia e apparentemente mi sono fissata con l'armocromia e ho iniziato a seguire questa ragazza che lo fa per lavoro, credo, non sono molto, cioè guardo le stories eccetera. E allora credo, non so se sapete cos'è l'armocromia, non ve la saprei neanche spiegare, comunque proprio di quello che io guardo per. Ah, scusate, sotto ho un toppino da palestra perché fa caldo e stavo più fresca così tanto non si vede niente. Praticamente tipo ognuno di noi ha una sua stagione, mi pare le chiami così, con dei sottogruppi, le forme del corpo, insomma, dovrebbe aiutarci anche a capire quali colori ci stanno bene, le forme che ci stanno bene, come abbinarli, eccetera. E sono rimasta, vi giuro, affascinata da che ho scoperto l'armocromia. Ogni volta che vedo una persona penso chissà che stagione è. Io credo, ma ho fatto la mia autoanalisi perché sul suo blog, comunque se andate a cercare pure su Google Rossella Migliaccio, vi rimanda al suo blog dove potete fare il test per capire all'incirca, magari non sarete proprio precisissime, che stagione siete. È molto carino. Credo di essere una winter, un inverno, credo. Che poi, da quello che ho capito, è la stagione più diffusa in Italia. Scusate, però tanto se non parlo troppo. Vado a prendere il Jumbo Eye Pencil di NYX, questo è il 604 ml, che lo vado a mettere dove non abbiamo messo niente. Cerchiamo di fare una sorta di cut crease, già non so capace col correttore, figuriamoci col matitone. E praticamente che stavo dicendo? Ah, la winter, che dovrebbe essere comunque la stagione più diffusa in Italia, però non vi so dire che ci sono poi vari sottogruppi, credo si chiamino così, tipo winter cool, bright, deep. Non mi ricordo, beh, e quello però non sono riuscita a capirlo, quindi non lo so. E niente, quindi lo trovo molto interessante. Se vi piace come argomento, oppure se non avete mai sentito parlare, andatene un'occhiata perché è molto molto interessante. Sia per gli abiti, ma anche per il make-up, perché comunque sempre i colori ci sono. Anche se io non è che sono una fissata, cioè nel senso, ci faccio più attenzione per i vestiti, perché sui vestiti faccio più distinzione, sì, di quello che mi metto, perché vedo che proprio alcuni colori, tipo a me non sta bene il rame nel vestiario. In verità poi per quanto riguarda invece i capelli e make-up faccio un po' come mi pare, perché non mi stanno bene tutti i colori, però soprattutto per i capelli li faccio tutti perché mi piace farli, quindi sì, mi piace l'armocromia, ma non sono fissata, ecco. Però ecco, giusto per avere un'idea, è molto molto carina come cosa. Che stavo pensando che il giallo di base, ad esempio, nel vestiario non mi piace come mi sta. E poi ho capito perché comunque, cioè, effettivamente se fossi una winter non c'è nella mia palette, perché poi ogni gruppo ha la sua palette con i colori che gli stanno bene, che si possono abbinare tra di loro. Quindi è carina come cosa, andate a vedere, vabbè. Adesso, ok, ho messo la base bianca. Vado a prendere Joy, vediamo un po' se riusciamo a farci qualcosa, e lo vado a mettere nella parte iniziale, però mi serve un pennello a lingua di gatto. C'è Rasha che non trova pace, sta girando su e giù per il corridoio. Allora, vado a prendere questo pennello di Kiko, che è il numero 51, che si è macchiato di rosso, non riesco a toglierlo, quindi va bene, e vado a prendere appunto Joy, vediamo un po' se scrive, perché mi ricordo una delle ultime volte che l'ho usato non era proprio il massimo, poi il giallo è un colore veramente complicato. Spero che con la base sotto un pochino si veda di più. Consigliatemi sì un buon ombretto giallo, che magari non lo userò tanto, però ogni tanto mi va di fare questi trucchi un po' diversi. Poi il giallo effettivamente è un colore che ho solo questi che vi ho fatto vedere, che sì, insomma, non sono pochi, però
Non so perché a me ultimamente gli ombretti mi fanno sempre questa cosa qui, credo sia la base, ma mi ci sono sempre trovata bene con quella di Urban Decay. Mi fanno tipo tutte strisciate, non è poi solo questo ombretto, nel senso non è questo viola, pure con altri mi è successo, non so per quale motivo. Sono super... Dopo mi struccherò, non penso che ci uscirò con questa cosa. Anche perché devo andare a pranzo con la nonna, ma quello lo faccio sempre, vabbè. Comunque, vado a prendere e voglio provare questo qua che mi sa non l'ho ancora provato dalla Riviera, che è... Inheritance, non so come si pronuncia, comunque è un bellissimo dorato che non si vedrà. E prendiamolo sempre col pennellino a lingua di gatto che abbiamo usato, però metto dall'altro lato. Bello questo. Vado anche a bagnarlo un po'. Vediamo se ho uno spray. Vabbè, uso questo che è di MAC, però comunque. Cioè che è già un pochino luminoso di suo, però. Wow. E poi con un pennellino piccolo lo vado a mettere anche all'angolo interno. Qui. Sapete che alla fine neanche mi dispiace troppo sto... Questo trucco è bello colorato. Vediamo un po' la ragazza che Rainer aveva messo, se l'aveva messo, perché sicuramente loro no, magari non lo mettono, ma mettono le ciglia finte. Infatti non si azzecca niente, va bene, a me piace. Vado a scurire un po' l'angolo esterno con un nero. C'è qui il nero? No. Prendo la Sultry, sempre di Anastasia, e vado a prendere Noir, che è appunto il nero opaco, con lo stesso pennellino con cui abbiamo messo il viola, quindi questo qui lo vado a mettere. Questo è uno dei neri più belli che io abbia mai provato. Lo vado a mettere proprio qui, nella parte finale. Poi con un pennellino da sfumatura, ma un pochino più sottile, vado a sfumarlo, ma poco. Vado a mettere un po' di correttore, sempre questo qua di Astra, qui sotto. E poi lo vado a sfumare con la blender. Come fondotinta su tutto il viso vado a mettere questo qua in polvere di Wygon, perché è l'unico che riesco a tollerare con questo caldo. All'interno dell'occhio metto questa matita di Kiko che ho da una vita, spero non mi faccia reazione allergica, la 604 che è appunto viola. Lei ce l'ha gialla, ma io la matita gialla sinceramente non ce l'ho. Che si intravede poco poco. E sotto vado a rimettere sempre un po' di Cannes, che abbiamo, è il viola che abbiamo messo nella piega. Sapete che alla fine è bello, non ci dispiace. Io l'eyeliner però ce lo devo mettere. Cioè sapete che io adesso ho un eyeliner giallo, ma non ho l'eyeliner viola. Questa cosa fa abbastanza ridere. Quindi questo giallo, a parte non si vede perché è un giallo passato di Essence, ma è chiarissimo, quindi è inutile. Però nero non mi va di mettercelo, perché spezza tutta questa cosa così carina. Però un pochino sì, perché almeno mi delinea bene la riga, quindi metto il solito di Benefit, magari faccio una riga il più possibile attaccata alle ciglia. Proprio una cosina giusto per delineare un po' l'occhio, ma perché non mi ci so vedere senza eyeliner. Vado a mettere il mascara e metto... Ah, volevo mettere questo, volevo provare questo nuovo che ho preso di Debbie Waterproof, ve l'ho fatto vedere su Instagram. L'ho preso da acqua e sapone tipo per 2 o 3,99 euro, non mi ricordo.
Però devo aprire e togliere lo scotch. Bene. Ok, vediamo insieme lo scovolino. Ah, bello cicciotto, mi piace a me. Mi sembra un po' liquido, però vabbè, l'ho appena aperto. Allora, scrivendo mi dispiace perché le prende bene. E, è troppo liquido ancora per la formulazione, perché io aspetto sempre a giudicare un mascara perché appena aperto non mi piacciono quasi mai nessuno. Quindi adesso vabbè, ho iniziato a metterlo, lo metterò, ma poi ne andrò a mettere un altro sopra perché così già il trucco è abbastanza pesante e si vede niente praticamente. Quindi faccio una passata con questo e poi andrò a mettere sopra, penso, il Better Than Sex di Too Faced. Allora, ho fissato anche le sopracciglia con il mascara in gel di colorato di Astra, questa era numero 03, il più scuro. Blush metto sempre il mio preferito, che è questo qua, perché comunque sono abbastanza colorata. E non metterò neanche l'illuminante, proprio per lo stesso motivo, e poi questo comunque già di suo è luminoso. Ma sapete che vi dico? Che io prima ho detto che mi sarei struccata, ma io mi sa che vado a pranzo così da nonna. Me frega, mi piace, un trucco un po' diverso. Che dite? Ci uscireste voi con una cosa del genere? Dite la verità. E, sulle labbra voglio provare con voi un'altra cosa che vi ho fatto vedere su Instagram, che è il rossetto liquido più matita labbra di Rimmel. L'ho preso sempre da Acquestapone, mi pare di averlo pagato 7,90 euro in sconto, non mi ricordo il prezzo pieno. Questo è il numero 760, che è Now or Never, ora o mai, ed ha questo scovolino particolare, cioè è fatto tipo cilindretto, cioè dritto piccolino, perché potete usarlo sia per fare il contorno che per metterlo su tutte le labbra. Vediamo se ci sta bene, non lo so. Non lo so, non riesco a capire. Vabbè, è un nude, io pure se c'è lo scovolino piccolo riesco a fare casino, è un nude molto molto delicato, non è troppo scuro, neanche troppo chiaro, e è molto morbido, non si asciuga mai perché rimane leggermente, mi pare c'era scritto satinato, non so dove l'ho letto, vabbè, è tipo una mousse sulle labbra, quindi rimane leggero e anche piacevole da portare, non vi secca troppo le labbra. Quindi niente, questo è il look, fatemi sapere se vi piace, se vi piacerebbe vedere altri look colorati, e a me piace, mi piace un sacco questo giallo. Ci sarebbero state bene ciglia finte, ma non sono da me, quindi è già abbastanza così. E se siete arrivati fino a qua e vi va, lasciate nei commentini un cuoricino giallo, perché insomma. E fatemi sapere soprattutto se voi ci uscireste, perché adesso sono. Oggi è giovedì mattina, sono le 11:44, io fra un'oretta vado da nonna a pranzo e ci vado così, tutta pronta. E niente, vi mando un bacio, grazie per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima.